L'hai fatto arrossire pure Emiliano. Senti, ma non ti imbarazza un po' essere messo così a nudo quando la gente legge anche così pubblicamente le tue parole? Hai colto nel segno, perché inizialmente, ormai io scrivo da 10 anni, quindi non è un giorno, però le prime volte era molto difficile, ma anche il fatto di mandare un manoscritto a case editrici per farlo valutare, perché è come se tu oggettivassi i tuoi sentimenti e li rendessi in questo momento pubblici. Pubblici, scusami, e quindi vedi, ne parlo e mi emoziono. E ti rendessi, comunque è come se tu dessi il fianco al giudizio, no? E qualcuno certo. può giudicare le tue emozioni, perché quando tu scrivi comunque quelle emozioni le vivi, vuoi o non vuoi, anche se non hai vissuto quello che succede nel libro, però sono emozioni che partono da dentro di te, quindi ci vuole coraggio. Ancora oggi mi emoziono ogni tanto, però il bello di questo lavoro è proprio questo: poter usare uno strumento per dare un messaggio, per veicolare un messaggio, un'emozione che ha attraversato me, che spero arrivi agli altri, che tocchi delle corde emotive e li faccia riflettere su alcuni aspetti della vita. Quindi diciamo che il gioco vale la candela. Poi ovviamente ci saranno sempre riscontri positivi, a volte meno positivi, però sono i pro e i contro di chi fa un lavoro pubblico, tra virgolette, di chi si espone pubblicamente. Però io penso che i sentimenti non vadano tenuti gelosamente per noi stessi, ma vadano condivisi, perché è un modo per poter confrontarsi, per avere uno scambio e crescere insieme. Assolutamente, ovviamente vanno condivisi quando uno è capace anche di condividerli e di trasmetterli, perché non tutti hanno questo dono, perché alla fine è un dono che uno ha, quello di poter comunicare con qualcuno ciò che sente, ciò che vede e anche ciò che vuole descrivere, per portarlo a conoscenza di chi ti sta di fronte. Bene, dopo che abbiamo letto il primo brano, io pregherei il nostro caro fonico di andare un po' in musica e poi ritorniamo con il secondo, e già che ci sei possiamo andare anche in pausa. Bentornati, un sabato da Leoni, Centro Suono Sport 101.5, Waka Waka in sottofondo, il maestro Falanga. Ma che è successo? Io ho sentito un'interferenza telefonica. Certo. Beh ragazzi, ovviamente le loro presenze aleggiano in questo studio e anche nell'etere telefonico. Io te l'ho detto, chiama l'esorcista. L'esorciccio comunque, c'avevi ragione prima, perché non se ne può fare a meno. Purtroppo anche questa sera abbiamo dovuto sentire le loro voci e le loro nefandezze. Ma ti sembra normale? Ma speriamo che non risucceda, perché a me mi è preso un mezzo colpo, una sincope. Il sifone? Pure a te è successo? A parte che all'inizio pensavo che fosse il sifone, poi ho sentito. Beh, diciamo che ha prestato il fianco a qualsiasi interpretazione all'inizio. Sì. Però insomma sono due bravi ragazzi, hanno un po' di problemi, Sì, soprattutto psicologici innanzitutto, perché insomma non sono normali, ma di questo ormai ne siamo a conoscenza. Anche tu Emiliano, ormai li hai conosciuti, puoi anche confermare, no? Oddio, per carineria sono ospite di casa loro, dovrei dire di no, però... Ti preoccupa, stasera sei ospite mio, quindi allora, puoi dire qualsiasi cosa. Allora sì, principessa Vespa, tu hai sempre ragione. Bravo. Anche è perché così. Se vuoi che questa trasmissione diventi una trasmissione di cultura, devi dare ragione alla principessa Vespa, perché sennò non esatto. la facciamo più. Stiamo dicendo con il nostro caro Emiliano che abbiamo anche l'altro libro, quello che ti ha reso veramente famoso, ovvero Se Bambi Fosse Trans, che al pubblico che sente insomma un titolo del genere dice: oddio, ovvia, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa parliamo? Sì, diciamo che la scelta di questo titolo è stata motivata dal voler accostare due parole che avessero un significato tra di loro a primo impatto veramente distante. Quindi Bambi, quindi il cerbiattino della Disney, che rievoca in tutti l'ingenuità, la dolcezza, e la parola trans, che invece nell'immaginario comune, nella cultura corrente, rievoca prostituzione, trasgressione. Diciamo che questo romanzo cerca un po' di dissacrare quella che è l'immagine che noi abbiamo, i cliché con i quali noi veniamo su, cresciamo, delle persone transessuali. Quindi vuole sì sicuramente affrontare questa tematica, illustrando tutto il percorso di un ragazzo, Giacomo, che scopre di avere questa natura dentro di sé che poi la asseconderà. Però vuole anche far capire che la strada non è la soluzione, o comunque la via obbligata e unilaterale verso la quale certe persone, certi esseri umani devono tendere. Quindi è una maniera leggera, perché comunque dal pezzo anche che leggeremo vedrete che ci sono dei pezzi molto leggeri, ma intelligente, spero, così dicono i critici e i giornalisti, di trattare un argomento per far recepire e far capire che
A volte è più giusto fare esperienza personalmente di una realtà e non basarsi solamente su quello che ci viene detto o propinato per capire realmente qual è questa realtà. Assolutamente, hai proprio ragione, anche perché tu per scrivere questo libro sei stato anche con queste persone, hai trascorso del tempo con loro, anche per entrare in contatto con questa realtà che, insomma, tocca anche sdoganare questi falsi miti e questi cliché. Bravissima, assolutamente. Io ho vissuto con delle persone transessuali e addirittura una cosa molto divertente, perché ahimè molte di loro, soprattutto le brasiliane e le colombiane, sono costrette a prostituirsi perché non trovano lavoro. Io, per capire anche le dinamiche che regolano il rapporto con i clienti, rispondevo alle telefonate dei clienti fingendomi una di loro, parlando in falsetto, e avevo imparato, avevo imparato le tariffe per le varie cose che chiedevano, tutte le condizioni, come parlare con i clienti e come trattare, e ho scoperto una cosa che io non sapevo. Tipo? Che i clienti delle transessuali sono i papà di famiglia e i classici ragazzi etero che tu vedi per mano che corrono con la moda e fanno i fighi per Roma, quindi le persone che magari additano due ragazzi omosessuali o un ragazzo un pochino più effeminato prendendolo in giro sono poi i primi che vanno con le transessuali. E immaginate cosa fanno con le transessuali, perché se volessero fare una certa cosa andrebbero con una donna, se vanno con la transessuale vuol dire che cercano altro. Io lancerei la prossima lettura che farà Fabio, e parla del momento in cui Giacomo, che è il protagonista del libro, che poi farà un percorso che lo porterà a diventare Bambi, conosce Desideria, che sarà colei che lo istruirà e lo metterà sulla strada nel vero senso della parola. Altro. E va bene, esclama voltandosi teatralmente, sarai la mia allieva. Ancora una pausa, poi dobbiamo sceglierti un nome d'arte, che dici, eh? L'emozione trabocca delle parole concitate di Giacomo. Grazie, grazie davvero, non sai quanto mi rendi felice. Uè, ora smettila di saltellare come una cavalletta, che mi fai scappare i clienti. Ricordatelo sempre, una signora deve avere grazia, ma essere al tempo stesso una grande porca, mi spiego? Giacomo, eccitatissimo ma già calato nel ruolo del discepolo, si compone subito. Inizia a concordare con lei quello che sarà il suo corso di studi. Portamento, make-up, i trucchi per far venire il cliente il prima possibile, specie quelli che ti fanno rivoltare lo stomaco, sono tanto brutti, dice Desideria strizzandogli l'occhio. Le raccomandazioni per evitare guai, che questo è un mestiere pericoloso, assai, piccere. I loro incontri si intensificano. Giacomo, appena può, la raggiunge nel suo monolocale in zona Ostiense. Ai transessuali gli servono gli ormoni oppure la chirurgia per diventare donne. Noi no. Ce l'abbiamo dentro, è vero? Senti a me. Tu devi curare ogni particolare, sempre. Le unghie belle lucide. Le ciglia ti devi appiccicare quelle finte, belle lunghe, sempre. La parrucca pettinata bene, ricordati, che pure se esagerata, tu la devi portare come se sono capelli tuoi veri. Vestito e trucco sono la base. Devi sempre essere all'altezza della tua classe. Quest'ultima frase l'aveva scandita in perfetto italiano. Erano i suoi aforismi più solenni. Bisogna nascondere qualsiasi traccia di quello che eri prima. La ceretta, se non te la puoi fare, se no la tua ragazza se ne accorge, tu ti metti le calze nere, almeno 40 denari. Così i peli non si vedono e non si sentono quando ti toccano le gambe. Va bene? La faccia liscia sempre. La lametta prima di truccarsi, ricordatelo. E il trucco me lo stendi uniforme, tesoro, che la pelle deve essere perfetta. Più sembri una donna vera e a più il cliente gli piace. E proprio allora vuole che glielo dai bello duro. Davvero? E certo, che ti credi, amore? Se quelli volevano una donna vera, sai quante puttane ci stanno per strada? Oddio, mica solo per strada. Ce ne stanno certe nelle loro casette perfette, che portano le pantofole al marito e intanto nascondono la frusta sotto i panni da lavare. Quelle sono più zoccole di noi, dico io. Ma se poi i mariti, i fidanzati, tutti questi vengono con noi, è perché cercano qualcosa di più.